Entrata in vigore ieri l'ordinanza del sindaco di Avellino che vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie e in bicchieri di vetro da parte degli esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Un divieto che scatta dalle 19 alle 8 del giorno successivo per tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio cittadino. Un provvedimento che scaturisce da motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. È anche vietato, si legge nell'ordinanza, consumare e abbandonare in un luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro. Gli esercenti dovranno esporre in modo ben visibile al pubblico con idonea cartellonistica il divieto. Resta confermata la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica. E il giorno dopo siamo andati in Viale Italia, luogo della movida avellinese, a raccogliere le prime reazioni degli esercenti. Sono perfettamente d'accordo con loro perché si crea praticamente, non so il termine idoneo da dare a questo lerciume che si crea fra vetri rotti, bottiglie rotte, e io come attività commerciale mi hanno danneggiato anche i vetri. Secondo me tra il vetro e la plastica non c'è differenza se facciamo un discorso di inquinamento, però nel senso che abbandonare il vetro, abbandonare la plastica a terra è proprio uguale. Essendo che le persone sono un po' non ben educate, quindi purtroppo anche gli altri che sono educati ne pagano le conseguenze, perché il vetro è pericoloso, sì, però anche la plastica fondamentalmente, dare la birra nel bicchiere di plastica comunque inquina, comunque può essere un danno, quindi bisognerebbe educare prima le persone. Non c'è un profilo penalizzante per voi commercianti, no? No, anche perché chi ha intenzione di consumare lo porta nel bicchiere di plastica, voglio dire, non lo vedo come penalizzazione nei nostri confronti. Il vetro effettivamente può essere pericoloso, non per chi l'abbandona, perché l'abbandona là, ma il giorno successivo, bambini, può essere più pericoloso, sì. Quando arrivo la mattina, perché faccio il turno di mattina, cioè puzza proprio. Cioè, infatti bisognerebbe una buona disinfestazione qua, c'è cioè una tanfa.